Buonasera, bentornati a nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile e alle giovanili dell'Arezzo. Questa sera abbiamo gli esordienti B di Giacomo Gorgoni, tra l'altro la partita che abbiamo seguito sabato scorso, quindi dopo vedremo anche qualche immagine, gara con il Santa Firmina. Parleremo anche se non abbiamo questa sera presenza in studio perché tutta la squadra dell'Arezzo Calcio Femminile quest'oggi era in trasferta, ma non per giocare, ma per una apparizione televisiva prestigiosa. Intanto saluto Elettra Fiorini. Buonasera, Elettra. Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto raccontaci com'è andata questa esperienza. Beh, molto bene, eravamo già stati ospiti a San Marino TV, che ovviamente è una televisione di Stato, hanno un bellissimo programma sul calcio femminile che si intitola Passione Calcio e beh, le ragazze insomma sono sempre molto brave e anche belle da vedere, insomma voi lo sapete poi. Infatti, vedi, San Marino hanno subito voluto approfittarne. Allora, ci vediamo adesso il servizio sulla partita e poi ne parliamo. Finisce con un emozionante 3-3 la sfida tra Arezzo e Udinese. Le Amaranto prima vanno sotto, poi rimontano e vanno in vantaggio 2-1, quindi la pareggio dell'Udinese, il nuovo vantaggio dell'Arezzo e la nuova rimonta della formazione friulana in un continuo capovolgimento di fronte. Ecco i gol. Tra fine, intanto palla per Veritti. Piace per Veritti, Veritti, Veritti con Tantonelli, Veritti, 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 il destro gol. E il gol dell'Udinese. Il vantaggio di Udinese è arrivato al 25esimo minuto. Alla parte di Udinese, mentre Arezzo cerca l'iniziazione da difesa. Attenzione a Di Fiore, gol! Il gol di Di Fiore! Il gol di Di Fiore! Pareggio dell'Arezzo con Nocchi che mette al centro un bel cross di Fiore per il piatto destro. Pareggia l'incontro, 1-1 fra Arezzo e Udinese, Di Fiore. Attenzione, Verdi va in dribbling. Serve poi Nocchi sulla sinistra, un passo Inocchi, invece al centro, Nocchi, Nocchi, al centro Nocchi, destro, e gol di Nocchi, il gol di Nocchi, un gol pazzesco di Nocchi, al 38esimo, pazzesco il gol di Nocchi, che dalla sinistra, ubriaca con una serie di finte, nobile, prova verso il centro, salta anche Piovesan, spingisce di forza, palla in rete. 20 secondi al termine del primo tempo. Vediamo quanto conciderà anche di recupero del direttore di gara. Angolo, il colpo di testa e il gol. E il gol, il pareggio da parte di Blasoni. E termina qui anche il primo tempo. Tiene la palla in campo, Baracchi ancora a cercare Nocchi, il colpo di tacco magistrale per Di Fiore. Che va a cercare con Mattiacci, Mattiacci, Mattiacci e gol! Il gol di Mattiacci! Il gol di Mattiacci! E adesso torna in vantaggio con Mattiacci! Al 16° minuto della ripresa, Mattiacci! Ultimo giro di orologio. Un minuto al termine della gara. Tellini, attenzione! La palla rimane lì. Zitter, il destro, gol. E il gol. È arrivato il gol di Zitter proprio nel finale. A 48esimo Zitter da fuori area. Qui con Nazarena Griglia, netice dell'Arezzo, una partita rocambolesca quest'oggi contro l'Udinese. Cosa è mancato alla squadra per portare a casa la seconda vittoria consecutiva qui a Laurentini? Ma cosa è mancato? È mancato che le partite si possono chiudere, non l'abbiamo chiusa e è spiegabile perché insomma io ho contato due tiri, tre tiri, forse hanno fatto tre gol. È una pecca di questa squadra. Cioè, se avessimo vinto le partite, togliamo gli ultimi minuti, forse avevamo 7, 8, 10 punti in più. Quindi peccato perché credo che le ragazze abbiano fatto una bella prestazione, soprattutto nel primo tempo, di grande intensità, di qualità e dispiace, mi dispiace veramente tanto, però questo è il calcio e bisogna pensare alla prossima. Comunque un punto che ha consentito all'Arezzo di prendere la salvezza matematica, adesso si può anche cercare di lavorare sui ragazzi più giovani, magari anche nel proseguito di questo campionato di Serie B. Sì, ma penso che noi avevamo come obiettivo al di là della salvezza, che comunque è stata raggiunta, ma credo che le ragazze hanno le potenzialità per poter aspirare anche a un posto
cioè noi l'obiettivo era arrivare seste, perché comunque c'era il Perugia che era a 3 punti da noi, era fattibile con tutte le partite che ci sono. Peccato, perché ripeto, a livello di prestazioni non ho nulla da rimproverare, gestiamo alcune fasi di gioco male, perché anche come abbiamo preso il gol del 3-3, una palla innocua che bastava appoggiare al portiere, è andata così, peccato veramente. Allora, Elettra, abbiamo visto dei gol molto belli, Nocchi il secondo, ma anche la terza segnatura, per come è stata costruita l'azione, partita con un colpo di tacco, insomma, veramente un gran calcio. Sì, veramente, i 3 gol nostri sono arrivati su 3 azioni veramente splendide, 3 azioni dove al di là insomma della forza del singolo, della bravura del singolo, è venuto proprio fuori quello che è lo spirito di squadra, quello che è il gioco insomma corale delle ragazze. E beh, io credo che insomma le parole di Nazarena, la valutazione soprattutto di Nazarena Grilli sia stata più che lucida, nonostante il momento magari di rammarico e di delusione, perché comunque quando è stato girato il servizio era ovviamente a botta calda. Però ecco, insomma, 3 gol di questo calibro, il fatto di aver dominato la partita per l'80% se non di più e di aver sempre tenuto botta, prendersi questo pareggio alla fine ti porta a essere un po' amareggiato, quello sicuramente. Sì, anche perché insomma, è stata una prodezza anche quella dell'Udinese, no? Tempo scaduto, ha trovato il gol, come si suol dire, della domenica. Sì, esattamente, il gol della domenica è una frase che anche prima San Marino TV hanno utilizzato, è stato proprio questo, quindi assolutamente, forse ci sarà sicuramente da riguardare questi errori per le prossime prestazioni, da cercare di mantenere quella mentalità che ti porta poi a non avere quel calo mentale proprio all'ultimo, a non avere quel momento di down che può essere fisiologico sì alla fine dei 90 minuti, ma insomma essendo un qualcosa che si ripete, sicuramente quello è un punto su cui ci sarà da mettere i puntini sulle i, ecco. Sì, semmai, come dicevi, il gol, quello alla fine del primo tempo, no? Siccome non è la prima volta, no? Di gol su calcio da fermo, in questo caso su calcio d'angolo, è lì, forse a livello di attenzione, no? Sì, sì, che poi uno se ci fa caso, alla fine, sia il gol finale che ovviamente è arrivato al 90esimo, perché poi palla rimessa in gioco è avvenuto il triplice fischio del direttore di gara, sia poi anche comunque sia il pareggio del 2-2 è arrivato anche lì proprio sullo scadere del primo tempo, quindi insomma sì, è una storia che si ripete forse. Ecco, una menzione la merita Isotta Nocchi, perché insomma, a parte questi 2 gol e quello che abbiamo raccontato, questa azione solitaria bellissima, questo slalom partito largo e poi si è accentrata, insomma ne ha saltate un paio e poi ha segnato, si sta mettendo in luce, no, in questa fase di stagione, è una ragazza che sta facendo parlare di sé. Sì, Isotta sta facendo parlare di sé, ma ha ragione, perché insomma Isotta ha quelle giocate geniali, no? Comunque sia quei momenti in cui ti interpreta la partita, prende parte e sa che andrà comunque a termine, e di questo c'è sicuramente da fargli merito. Ovviamente ho detto, insomma, lei è la prima a dire che serve anche per favorire determinate sue giocate uno spirito corale importante, però effettivamente Isotta è una di quelle giocatrici che possono fare la differenza. Sì, ha questa rapidità anche, no? Oltre che la bravura poi nel trovare la porta. Adesso nel prossimo turno, stiamo rivedendo ancora il gol del 2-1, prossimo turno? Prossimo turno è il Castelvecchio. E questa è una bella prova del 9, un bel test molto impegnativo, perché insomma ancora col Castelvecchio diciamo abbiamo più di un conto in sospeso, perché comunque
ci abbiamo perso entrambe le partite di Coppa Italia, si è eliminato dalla fase eliminatoria appunto della Coppa Italia. Quando ha giocato la partita contro di noi nel girone di andata, il risultato non è stato positivo, benché sia stato uno di quegli incontri in cui più si sono viste i miglioramenti della squadra, perché era nel momento in cui comunque l'Arezzo cominciava effettivamente a farsi notare all'interno di questo campionato. Quindi chi lo sa, insomma, potrà essere un'escalation, e noi ovviamente entriamo in campo per vincere, sperando che magari il fattore trasferta ci porti anche bene nuovamente. Come è accaduto spesso. Diamo un'occhiata ai risultati di questo turno. Oltre al 3-3 dell'Arezzo troviamo il Calcio Padova femminile, che ha battuto la Virtus Padova 3-0, Federazione Sammarinese Marcon 1-3, Gordige New Team Ferrara 1-2, Grifo Perugia Imolese 3-2, Vittorio Veneto e proprio Castelvecchio 0-0, quindi Castelvecchio che è riuscito a non perdere, come vedete in casa, vedremo tra poco, di una delle due capoliste. Sassuolo che invece ha travolto 5-0 la Saponeria, quindi è sempre più testa a testa, perché adesso sono appaiati a 54 Vittorio Veneto e Sassuolo, che dunque sono in tandem, ma sono partite in solitaria, perché poi ci sono 9 punti di distacco dal Castelvecchio, prossimo avversario dell'Arezzo, che ha 45, Calcio Padova 44, Marcon 39, Perugia 30 e poi New Team Ferrara e Federazione Sammarinese 27, Arezzo 25, Molise 22, Udinese 17, Virtus Padova 13, Gordige 10, la Saponeria 8. Chiedo ad Elettra l'ultima cosa, se l'aggancio, anche se è distante 5 punti al Perugia, è ancora un obiettivo possibile secondo te? Ma sì, secondo me è un obiettivo possibile. Fortunatamente il campionato adesso, ora, al di là di questo test impegnativo con il Castelvecchio, ci riserva delle partite che noi dobbiamo puntare a vincere tutte, cioè proprio un imperativo. Sono partite più che alla nostra portata, sono partite che nel girone di andata ci hanno portato risultati positivi o comunque risultati utili, quindi il percorso sarà quello. Con il Perugia dobbiamo ancora giocarci, quindi insomma ce la giocheremo assolutamente. Anche lì all'andata il derby è stato amaranto, quindi i presupposti sono buoni. Poi verrebbe da dire che purtroppo c'è il fattore campo, che di solito è un fattore positivo per gli altri, per noi non sembra essere così, però di fatto insomma questi sono tutti i match che dovremo più portabili per noi, quindi sicuramente lavoreremo per quello è l'obiettivo e è raggiungibile. Grazie ad Elettra Fiorini, buon ritorno, buon viaggio. Grazie a voi, presto. Grazie. Grazie, grazie. Ci fermiamo un attimo, tra poco andremo con gli amici esordienti dell'Arezzo, tra un attimo rimanete con noi. Seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, siamo con Giacomo Gorgoni, che ritroviamo, allenatore degli esordienti B dell'Arezzo, che per la prima volta abbiamo seguito, ma tra poco vedremo diciamo proprio il mini servizio sulla gara. Ti rifaccio diciamo la domanda: a che punto pensi di essere, no, a livello di lavoro per la crescita dei tuoi ragazzi? Sinceramente posso dire che siamo a un buon livello, a un buon punto. Noi siamo partiti a settembre, una squadra nuova, formata da 20 ragazzi che non si conoscevano. Abbiamo iniziato questo percorso insieme. All'inizio non è stata facile, perché ad esempio mi piace ricordare durante la preparazione l'amichevole estiva contro il Santa Firmina, che non mi vergogno a dire. Il risultato, un risultato secco, anche abbastanza sempre con loro, ampio, con che loro. Giocato, sì. È stato un 10-0, quindi ora essere arrivati a giocarsela quasi alla pari per noi è qualcosa di importante. Quindi è servito come confronto, diciamo, sì, è stato di giocare con la stessa un punto squadra di partenza. Tra l'altro, insomma, chiaramente un anno di differenza si vede, no? Questa sì. Età anche era evidente, però insomma, l'Arezzo è riuscito a tenere banco, insomma, per quasi tutti i tre tempi. Allora vediamo un attimo soprattutto i gol del Santa Firmina, poi l'occasione del rigore che aveva avuto l'Arezzo.
prima volta che accendiamo, possiamo dire, le nostre telecamere sul campionato esordienti. Questo è il campionato esordienti, secondo anno, girone A, è la sfida tra l'Arezzo e il Santa Firmina. Dunque, da una parte il Santa Firmina, storica società del calcio aretino anche dal punto di vista giovanile, dall'altra parte siamo curiosi di vedere per la prima volta, dopo averli ospitati spesso nella nostra trasmissione del mercoledì, Mondo Amaranto, gli esordienti 2005 dell'Arezzo, che sono allenati da Giacomo Gorgoni. Sono diverse maglie del Santa Firmina dentro l'area dell'Arezzo, tutto a coprire tranne Giannerini. Ecco il pallone profondo, Cappelli è andato a staccare e poi il gol di Marchini. Il Santa Firmina trova il vantaggio con questo stacco perentorio dentro l'area di rigore. Arriva il vantaggio proprio con Marchini, che aveva sfiorato il gol all'inizio di questa seconda sfida, e lo trova su questo calcio d'angolo. Intervento regolare di Cacacci, che prova a incuniarsi. Parte il tiro, chiedono il fallo di mano. Forse calcio di rigore? Calcio di rigore per l'Arezzo. Calcio di rigore per l'Arezzo, che può andare in vantaggio della terza sfida. Pacelli contro Dragomir. Vediamo un po'. 4 minuti. Va Pacelli, destro, e la manda fuori. Esultano i giocatori del Santa Firmina. Sempre Santa Firmina lì minaccioso al limite dell'area. Prova la giocata. Gol da parte di Menchetti. Proprio il giocatore che dicevamo, abbiamo detto che era 2005, è riuscito a trovare il gol che porta il Santa Firmina in vantaggio. Questa serpentina che poi si è conclusa nell'angolo alla sinistra del portiere Ermini. Santa Firmina con un pareggio per 0-0 nella prima sfida e poi con le vittorie per 1-0 nella seconda e nella terza, o la meglio sugli esordienti B dell'Arezzo. Abbiamo detto, insomma, un anno di differenza tra le due squadre. L'Arezzo che ha cercato nel limite del possibile comunque di rendere la vita difficile al Santa Firmina. Hanno combattuto, si vede la differenza di età, l'anno di età, noi siamo più piccoli, anche a livello fisico penso si sia visto, però noi abbiamo provato a giocare il pallone, è ovvio con queste squadre è difficile, nel senso ti vanno a sovrastare a livello fisico, però ci abbiamo provato, qualcosa abbiamo creato di fare, l'importante è la mentalità di non buttare mai via la palla, di giocarla, perché se vogliono migliorare loro, se il mio obiettivo è quello di farli migliorare, devono giocare a calcio sempre col pallone, mai lanciarlo su, giocare col compagno, fare un controllo orientato. Io almeno cerco di trasmettere questo e spero che a tratti si veda, anzi io devo dire che oggi a tratti l'ho visto, poi ripeto, sembra di dire sempre solite cose, ma l'età di differenza si vede. Con mister Paolo Angioli, allora, Santa Firmina che alla fine alla lunga ha avuto la meglio, come sta andando il processo di crescita dei vostri ragazzi? Beh, penso che stia andando abbastanza bene, devo dire oggi non è che è stata la che l'hai tenuti un po' lì. Questa prestazione, perché devo dire che il campo non è che ci ha aiutato moltissimo, perché insomma anche per il campo, anche per loro, però tra l'altro loro, devo dire, buona squadra, che sono 2005, molti un anno, più un anno indietro, sì. Comunque devo dire che noi, il nostro processo sta continuando e ora vediamo un po' come piano piano se si riesce ancora a migliorare. Oggi non è stata una delle grandissime prestazioni. Allora, come dicevamo, insomma, dicevi anche tu, l'anno di differenza si sente, però nella prima sfida in particolare, ma anche nella terza, ci sono stati dei momenti in cui, cioè, l'Arezzo poteva anche trovare il gol sul calcio di rigore. No? A tratti ce la siamo giocata alla pari, questo per noi è importante, poi il calcio è questo, nel senso un episodio, un rigore che non siamo riusciti a trasformare, poi dopo loro in azione successiva hanno trovato il gol e ci sta, è il calcio, tutto serve per crescere. Tra l'altro è una delle migliori formazioni del girone, sì. No? Perché insieme sono nelle prime posizioni, insieme al Montevarchi, lottano per questo campionato. Avete fatto una bella figura, siete contenti, no? Vieni pure in piedi, ti chiami? Cosimo Marino. Allora, come ti è sembrata questa partita? Ma secondo me, dopo l'errore del portiere avversario, abbiamo iniziato a combattere e a vincere tutti i contrasti. Quindi, insomma, è stata una prova per voi capire che potete comunque fare bene, visto che il Santa Firmina è una delle migliori squadre, no? del campionato. Sì. Ovviamente un anno in più si è visto, no? Sì. Senti, anche a livello di altezza, no? Erano abbastanza messi bene i vostri avversari. Adesso che cosa ti aspetti dal tuo campionato?
Dal nostro campionato io mi aspetto di migliorare in tutti i sensi e cercare di vincere e basta. Direi che è un bel obiettivo. Vorresti farlo da grande il calciatore o sì. È una passione, diciamo? No, vorrei farlo da grande. Vorresti farlo da grande. E giocare dove? Ma va bene anche solo in Arezzo. Solo già. Cioè, non sarebbe male, insomma, la squadra della città. Grazie, andiamo a conoscere, ti chiami? Palmiere Niccolò. Allora, tu intanto in che ruolo giochi? Gioco a centrocampo, interno di centrocampo. Interno di centrocampo. Allora, questa partita potevate trovare anche questo gol a un certo sì, punto? Anche altre in certi momenti ce la siamo giocata alla pari, poi anche loro erano un anno in più, quindi diciamo in certi momenti ci hanno sovrastato anche in altezza e in contrasti. E in alcuni li abbiamo vinti anche noi, in altri però erano più alti. Quindi. Voi eravate più rapidi, sì. Cercavate di partire diciamo sì. Con altre doti, no? La velocità, eccetera. E comunque sia, come dici, se ti ricordi, quindi ti ricordi anche quando avevate incontrato il Santa Firmina all'inizio? Sì, come ha detto il mister c'è stato un miglioramento, bisogna sempre migliorare, però comunque dal 10-0 passare al 2-0 è un buon risultato. Beh, risultato. Tra l'altro in alcuni tempi il gol l'hanno trovato proprio alla fine, no? Sì. Quindi l'avevate quasi... Sì. Portato a casa l'altro anche il secondo 0-0. E in cosa siete più migliorati secondo te rispetto all'inizio? Di sicuro la tecnica e anche come squadra ci siamo ambientati, abbiamo cominciato a giocare come una vera squadra invece che all'inizio che eravamo un po' persi. Però siete nuovi, no? Sì, nessuno ci si conosceva. Per esempio da dove? Io venivo da Padova. Da Padova? Sì. Già giocavi a Padova? Sì, sì, sì. E quindi insomma, un bel cambiamento. Sì. E come ti trovi qui? Bene, molto bene. Sì, meglio sì. Di Padova? Sì. Allora, andiamo a salutare, ti chiami? Alberto Suzzi. Allora, tu sei un bel giocatore, non è per... Lui me lo ricordo perché ha fatto dei bei interventi difensivi, cioè, tu hai fatto il duello con l'attaccante che non sì. Mi ricordo come si chiama. Marchini. Sì. L'hai fermato varie volte. Sì. Non tutti, infatti il calcio d'angolo del primo gol, l'errore è stato il mio perché l'ho lasciato diciamo libero in mezzo all'aria, quindi non ha avuto la possibilità di colpire in tranquillità. Ecco, quindi vabbè, però può capitare sì, anche sì. Lui era ben messo, insomma. Però insomma, nei duelli uno contro uno, non solo lui, anche l'altro, c'è anche l'altro attaccante. Ecco, lo che vediamo adesso, guarda la nostra regia com'è precisa e ci va a pescare proprio puntuale. Questo gol, che è stata questa torre. E che poi ha dato palla a Martini, no? Vabbè, sì. Comunque sì, direi che hai fatto una ottima partita, anche perché avevi un cliente non facile insomma, no? da marcare. Sì, abbastanza. Tu invece da che squadra? Io giocavo nell'Olmo Ponte. Sì. E diciamo io facevo l'esterno di centrocampo a 7. Tutto un altro. Sì. Sì. Infatti poi sono passato all'inizio, giocavo da terzino, ma poi in una partita il mister mi ha provato da difensore centrale e mi ci sono trovato bene e ho continuato in quel ruolo. Ecco, è il tuo ruolo? Sì. Quindi, diciamo te lo senti tuo? Sì. Che ci dici di questi tre ragazzi che ci hai portato, Giacomo? Come gli altri sono ragazzi tutti molto educati, nel senso dal punto di vista comportamentale non mi posso lamentare, anzi fino adesso mi hanno sempre seguito e è un percorso abbiamo iniziato insieme, è un percorso anche al di là dell'aspetto tecnico, calcistico, è un percorso anche divertente, nel senso il mio obiettivo è anche cercare di farli migliorare sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista personale e caratteriale. Infatti nell'intervista parlavi del controllo orientato, che cos'è? Sì, sono aspetti, un controllo orientato ad aprire o a chiudere, dipende dalle situazioni, è un aspetto tecnico. E uno dei tanti obiettivi che ci siamo preposti a inizio anno è quello di allenarsi sul controllo orientato. Ecco, questo è bello perché diciamo che spesso si vede anche in altre realtà soprattutto, non tanto dalle nostre parti, però già a questa età forse c'è un po' troppo quasi un trattamento, no? Quasi da professionista quantomeno, no, forse c'è un'esagerazione nell'aspetto anche del risultato quello che mette sì. Pressione un po' sì, troppo secondo no? Me questo è totalmente sbagliato perché il risultato specialmente in questa fascia dei esordienti, ok, vincere diverte, ti fa allenare bene, però secondo il mio punto di vista
è importante la crescita, loro sono ancora nella scuola calcio, noi bisogna andare a formare i giocatori del futuro, i giocatori pensanti, quindi prima secondo me c'è l'aspetto tecnico, poi dopo il risultato se positivo ben venga, ma non è l'unica cosa che conta. Ho letto da qualche parte che ora non so per quali tipi di campionati, ma la federazione vorrebbe non vorrebbe fare più l'11 contro 11 degli esordienti. Sì, no? C'è questa proposta di andare a disputare il campionato degli esordienti 9 contro 9, ma ancora so che non è niente di certo. No, quindi... Come la vedresti come novità? Sinceramente loro sono passati da Pulcini a esordienti A, hanno, quindi da giocare a 7 sono passati direttamente a giocare a 11, il salto a 9 non l'hanno fatto. E quindi io penso che il salto 9 può servire, il passaggio 7-9-11 è più graduato, ora nel loro caso c'è stato questo passaggio diretto, però nel senso so che nell'ambiente fiorentino è considerato maggiormente rispetto a quello aretino. È caldeggiato di più. Sì. Com'è stato passare da 7 a 11? Chi me lo dice? Tu? Di certo è stato complicato le prime volte, perché dovevi prendere un po' la posizione, non sapevi come comportarti in campo. Dopo già all'inizio campionato si era capito come giocare, allora abbiamo cominciato bene. Quante volte vi allenate a settimana? 3. 3. Con la scuola come riuscite a fare tutto? Cioè compiti, allenamenti? No, a volte quando ci sta da studiare si avverte il mister e... Attenti il telefono. Certo, devono essere loro a contattarmi. Se avverte il mister che si arriva un po' più tardi oppure non si va agli allenamenti. Ah, ecco, quindi si cerca di conciliare lo studio con gli allenamenti, che prima viene lo studio. L'aspetto scolastico è molto importante, ora sta loro essere bravi a gestire entrambi gli impegni. Bene, ora come funziona, come va avanti questo campionato? Ora andiamo domenica a giocare col Montevarchi, quindi ci aspetta un'altra partita tosta. Anche il bello di questo campionato, tutte squadre pronte, squadre veramente organizzate, quindi dovrebbe dare una spinta in più, andare a confrontarsi con queste realtà è una cosa totalmente positiva. Bene, vediamo brevemente, giusto per vedere che cosa è successo nei campionati nazionali dell'Arezzo, come sempre una veloce carrellata, cominciamo dagli allievi che non è questi sono i giovanissimi, però lasciamoli a questo punto, i giovanissimi che hanno pareggiato 1-1 in casa del Gubbio, vantaggio dell'Arezzo con Zhao Pai e poi il pareggio del Gubbio nel secondo tempo, giovanissimi allenati da Andrea Ciavorelli, era una trasferta comunque non facilissima. Vediamo la classifica, dove il Prato è a 47, Livorno 43, Modena 36, Tuttocuore 33, Lucchese 27, Arezzo comunque nelle prime posizioni a quota 26. Vediamo invece l'acuto del weekend, è stato quello degli allievi allenati da Alessandro Violetti, che era qui la scorsa settimana, che hanno vinto per 5-0 sempre in casa del Gubbio. In questo caso c'è stata la doppietta di Billi, poi Crocini, Samash e il solito Ricci, capocannoniere della squadra. Gli altri risultati li vedete. Andiamo a vedere allora la classifica, dove in testa anche qui abbiamo il Prato a 47, poi a 42 il Modena, 39 Livorno, Pontedera 34, Gubbio 28, Lucchese Viterbese 27, Carrarese 26, Arezzo a quota 25. Bene, io ringrazio Giacomo Gorgoni, grazie a voi. Poi vedremo a seguire ovviamente anche gli altri esordienti, di cui tu sei il vice, no? Mi pare. Sì, gli esordienti 2004 di mister Stefano Saviotti. Quindi un anno più grande, quindi verremo a curiosare anche tra di loro. Grazie, bocca al lupo, un buon finale di stagione, ci rivediamo la prossima settimana.